Benvenuti ancora una volta al nostro appuntamento con 100 voci. Abbiamo davvero il piacere di avere come ospite il professor Francesco Sabatini, professore componente dell'Accademia della Crusca, che in questo periodo sta avendo una risonanza molto particolare per una faccenda che poi dopo cercheremo di affrontare. Intanto io ringrazio subito il professor Sabatini per la sua disponibilità. Allora, professore, l'Accademia della Crusca in qualche modo come dire, si pone a difesa della lingua italiana. Perché? Beh, è stata la sua funzione storica fin dal Cinquecento, quando questo gruppo di studiosi, letterati, scienziati, c'era di mezzo anche Galileo da un certo punto in poi, si resero conto che le lingue nelle civiltà moderne hanno bisogno di crescere in modo più ordinato, di acquisire molti termini nuovi, specialmente delle scienze, insomma, diventano un'istituzione sociale da curare con attenzione, far crescere più ordinatamente possibile e diffondere di più nella popolazione. Ma sempre all'interno della propria lingua, o in qualche modo sono permesse le incursioni di altre? Certo, tutte le lingue si scambiano tra loro degli elementi, sono periodi di maggiore velocità e afflusso di parole da altre lingue, perché tutto è più veloce, più massiccio, diciamo. Si tratta anche in questo caso di sorvegliare, guidare le parole nuove quando sono necessarie, indicano cose nuove, concetti nuovi, devono essere accolte e o tradotte o adattate o sostituite recuperando termini preesistenti. Cosa rende, diciamo, italiana una parola? Prima di tutto che se ne capisca bene il significato, che spesso una parola che viene da un'altra lingua non è conosciuta bene, la si pronuncia anche male, la si scrive male, quindi conoscere significato, pronuncia e grafia della lingua d'origine per conoscere chi arriva. Poi è possibile tradurla formando una parola nuova. Per esempio ferrovia è una parola ricalcata sul tedesco Eisenbahn, che significa appunto strada di ferro. È fatta una parola nuova traducendo una parola vecchia, oppure adattandone il suono, la pronuncia rendendola più italiana possibile. Per esempio, computer in inglese si pronuncia computer, e noi lo scriviamo computer e lo pronunciamo computer. Adattamenti, traduzioni, qualche volta si sostituisce con una parola già esistente. Perché il linguaggio parlato non può diventare anche il linguaggio scritto? Non può diventare anche linguaggio scritto. Lo diventa. Cioè magari con degli errori, diciamo, che grammaticalmente, foneticamente non vanno bene. Ci vuole del tempo per conoscerla nel significato, pronuncia e grafia. Quindi può diventare, molte parole entrano dal parlato e poi vengono introdotte nell'uso scritto, che le fissa e le precisa. Quindi non c'è una difesa strenua? No, diciamo, non è una barriera per ricacciare, perché ci chiuderemmo dallo scambio con le altre culture. Anche Leopardi già fece questa riflessione. Quindi anche gli inglesismi o i francesismi? Sono necessari. La lingua italiana è piena di antichi francesismi e anche germanismi, ma soprattutto di francesismi, perché nel 200-300 e anche un po' prima la civiltà francese più evoluta portò molte parole nei volgari d'Italia, poi sono diventate lingua italiana. L'Accademia d'Italia già è un esperimento che fu fatto durante alla fine del ventennio, che aveva tra i propri, come dire, adepti illustre personalità, penso a Pirandello, penso a Mascagni, penso a D'Annunzio,
Però Benedetto Croce non ha mai voluto aderire a questa cosa. Ecco, la funzione dell'Accademia Italiana in qualche modo aveva, come dire, una strenua difesa dell'italiano e della italianità. La domanda è questa: sono parallele, è la stessa cosa difendere l'italiano dalla italianità? No, identità culturale di un popolo con una lunga storia è un valore, su questo non c'è dubbio, pur di non esagerare, non esasperare il concetto di identità che porterebbe a rifiutare persone, cose, parole degli altri popoli. Questa è un'aberrazione. Che era un po' l'Accademia d'Italia, in qualche modo. Certo, voleva. Hai letto Muri. Sì, beh, dato lo spirito fascista, nazionalista, eccetera, che ci ha portato alle rovine che conosciamo. Quindi quelle chiusure portano alla rovina. Bisogna saper dialogare, diciamo pure commerciare con le altre culture, avere da dare, produrre per dare e accogliere quello che ci manca. Quindi non è una difesa, una chiusura, un muro. Anche perché poi nell'elencazione che fu fatta, no, dei termini, togliendo quelli inglesi con quelli italiani, non riuscirono in qualche modo, alcuni vocaboli, non riuscirono comunque a tradurli. Sì. Penso a bar, che poi si tentarono col caffè, però poi si resero conto che bar, o sport per esempio, attività ginica, vabbè. Però voglio dire, ci sono delle difficoltà oggettive in cui non si può. E comunque, se mi chiudersi nella propria cultura, per quanto importante sia il proprio patrimonio, è un errore. Si vive ormai sempre più sulla faccia della terra, i problemi di un paese sono i problemi di tutti, lo vediamo, però bisogna saper condurre questo processo di incontro, integrazione, scambio, soprattutto produrre. È come nel commercio. Se io non produco nulla, mi chiudo nell'autarchia, mi impoverisco. Sono tante cose che dobbiamo scambiare. L'esperanto che fine ha fatto? Via via ha dimostrato la sua inefficienza. Perché? Prima di tutto è una lingua fatta a tavolino, per quanto costruita molto bene è fatta a tavolino. Le lingue hanno bisogno di flussi d'aria, di vita nuova che viene dai fatti, viene anche dalle deformazioni, eccetera. Una lingua artificiale in provetta non può funzionare. Ma c'è un'altra ragione. Era una lingua pensata con elementi delle altre lingue europee, quindi chi parla una lingua europea può aiutarsi conoscendo un po' di latino, un po' di greco, un po' di tedesco, un po' di francese, un po' di italiano, eccetera. Ma oggi la comunicazione internazionale è globale. A un cinese una parola con la radice germanica o latina non dice nulla. Quindi si è aperto talmente il campo della internazionalità che utilizzare pezzi di 5, 6, 8 lingue europee non serve per comunicare con giapponesi, cinesi e così via. Questo uso, tra virgolette, spropositato della lingua inglese, quando invece ci sono dei termini che perfettamente possono sostituire questi termini, no? Che ne pensa? È esagerato, dipende da provincialismo italiano. Appunto la sottomissione cieca, il chiudersi, sembra strano, ma il chiudersi nella propria identità, chiudersi, confina con la servilità. Poi alla fine io mi piego a qualunque cosa viene da fuori. E quindi è un aspetto dello stesso provincialismo di chi vuole difendere l'identità. Poi alla fine fa il servo. Ci sono dei termini che vengono utilizzati, no, molte volte, penso adesso all'ultimo caso che si è creato a livello nazionale, che ha un suo risvolto positivo in qualche modo perché avvicina l'interesse alla lingua italiana. Ma già precedentemente a questo famoso caso del petaloso, in altri termini già ci sono state altre situazioni. Penso al morbidoso, per esempio, che un momento, l'inzupposo.
un momento, perché questi sono termini della pubblicità, la quale ha fantasia ma legata a un obiettivo di vendita, di commercio. Ravviva un pochino alcune forme della lingua, ma poi restano come parole di scherzo. Noi abbiamo morbido, morbidoso non ci dice nulla di più. Serve per vendere i divani, le sedie, cioè, dopo una stagione. Stessa cosa avviene anche per l'internet. Bannare, per esempio. Bannare, il banner viene tradotto in bannare, questo, taggare. Sì, ecco, e beh, siccome la tecnologia informatica è un fatto nuovo, un campo nuovo, con termini nuovi, viene naturalmente anche il linguaggio dell'internet viene elaborato in ambienti angloamericani, quindi anglofoni, e ci arrivano in quei termini, in quelle forme. Qualche termine può essere adattato, inutile parlare di desktop quando abbiamo tappeto, tutto sommato, il tappeto sul tavolo. Quello che copre il tavolo si chiama tappeto, perché dobbiamo chiamarlo con il termine inglese che significa tappeto? Non vale la pena. Abbiamo il tappeto. I francesi continuano ancora a chiamare il computer calculateur. Ordinateur. Beh, quello è un caso in cui esagerano loro, perché è comprensibile, il computer ha una radice latina. Quindi, specialmente per le lingue neolatine, questo termine ci va bene. Poi il computer ha già generato i verbi, computerizzare, computerista, eccetera. Che facciamo? Ordinatorista, ordinatorizzare. Quando una parola come computer, che è uno strumento che ha rivoluzionato davvero il mondo, è mondiale, prendiamola pure dalla lingua di una tribù dell'Himalaya, se è quella l'accogliamo. Davanti all'Accademia della Crusca c'è una piazza che è dedicata, piazza delle lingue europee. D'Europa. Sì. È un'iniziativa che l'Accademia della Crusca, proprio quando ne ero presidente io, per invitare, per richiamare l'attenzione sul fatto che l'Europa ha un patrimonio di lingue, è stato proprio un gesto verso le altre lingue. La targa stradale è Piazza delle Lingue d'Europa, però poi dentro l'Accademia abbiamo una tabella con la stessa informazione in tutte le lingue. È stato un gesto di apertura verso tutte le altre lingue. Nel sito dell'Accademia sempre della Crusca c'è anche un, posso dirlo, un link, uno spazio, c'è uno spazio dedicato all'Accademia della Crusca per voi. Questo sì, è uno spazio per le scuole. Sì, questa edizione, questo titolo è stato creato per una rivista di larga tiratura destinata a chi non è studioso di lingue, a un comune cittadino e soprattutto scuole, insegnanti, alunni. Quindi vedere le cose dalla parte del cittadino comune, che deve essere però attento, interessato ai fatti di lingua. Una rivista che ormai ha quasi 30 anni, ne sono stato io direttore per 15 anni, e quindi La Crusca per voi, un'apertura a livello di cittadino comune attento alla lingua. Grazie professore, grazie. Grazie a voi. Grazie.